messaggio che si può trasmettere. In questo caso voi siete anche tra i più fortunati, se vogliamo, perché questo messaggio vi sta arrivando molto forte e chiaro. Il messaggio è che se non si condivide le risorse, perché chiedevamo di condividere anche un bicchiere a coppia o a un gruppo familiare, o non si ha il senso di responsabilità nei confronti di queste risorse, non rimane più niente a noi. Questo discorso vale sia all'interno di questi torri, che è un esperimento sociale a tutti gli effetti, sia al di fuori. Quindi questo è un po' il messaggio che volevamo raccontare. Voi siete, se vogliamo, le vittime di quello che è stato successo, che è successo prima. Inoltre posso notare che nell'autore del sale e del caffè c'è grande senso di abbondanza, cosa che è quasi totalmente vuota, quindi vede anche in prima persona lo spazio di quello che avviene anche nel nostro pianeta, di chi ha troppo e di chi veramente non ha niente. Quindi c'è anche questo senso di vuoto e pieno che avete vissuto da soli. C'è anche chi si arrabbia per aver trovato tutto vuoto, e questo è un altro sempre degli effetti di quello che può succedere, quindi uno non accetta di non poter avere niente, quindi fa sempre parte di questi nostri esperimenti. Quindi prima vi dico solo che si poteva bere da questi rubinetti, ora invece sono stati chiusi perché appunto finito i bicchieri abbiamo chiuso anche i rubinetti dell'acqua. Quindi niente, noi speriamo che questo messaggio vi sia arrivato, che vi sia piaciuta questa visita, qualcosa sia arrivato soprattutto alle nuove generazioni, e lascio la